facciamo molta attenzione in vigna ad avere l'uva di un certo tipo e poi in cantina l'accompagniamo, ma la nostra cantina è fatta di tante cose, è fatta di legno, di cemento, di vetroresina, di acciaio, e tutto serve, non so, l'importante è che il contenitore non sia un contenitore che vada a plasmare il vino, ma che lo rispetti, quindi che ci siano comunque i profumi dell'uva che si evolvano e respirano. Però i nostri sono vini comunque molto artigianali, quindi macerazioni spontanee, non filtrazioni, non stabilizzazioni. Ma le aziende piccole, secondo me, in qualche modo fanno una scelta di questo tipo. No? Probabilmente se tu hai un'azienda più grande devi stare entro certi parametri, ma oggi in realtà vediamo che non è vero neanche questo. Perché ci sono aziende anche più grandi che fanno vinificazioni naturali, artigianali, biologiche. I nostri magari non sono vini perfetti o precisi, o non tutti gli anni ci escono perfettamente, sicuramente sono vini personali che viviamo. Allora chi ci segue ha il piacere di assaggiare un vino che lo riconosce, no? Vai proprio a firmare il tuo vino.